Sarà l'analisi dei vapori a svelare le cause della morte di Luca Lardieri, il 35enne vittima ieri dell'esplosione nel suo appartamento a San Giacomo. Percorreva la provinciale 1 in sella alla sua bicicletta quando un capriolo gli ha tagliato la strada travolgendolo, finisce a Cattinaro un ciclista 32enne. La campagna di vaccinazione non si ferma neppure a Pasquetta, oggi sono state fatte 3.000 iniezioni in regione, circa 200 alla centrale idrodinamica. 150 nuovi casi di Covid in regione, 10 le vittime, aumentano i ricoveri in terapia intensiva e anche negli altri reparti. Pasquetta semiblindata dai controlli delle forze dell'ordine, tra i sanzionati anche 3 cittadini romeni che festeggiavano rumorosamente in una corte. Colpo di coda dell'inverno previsto per domani, soprattutto in mattinata, annunciati forte vento, pioggia e persino neve a bassa quota fino al mare. La vittoria contro Padova ha galvanizzato l'ambiente della Triestina che ora punta a stare in scia al Modena. Soddisfatto, mister Pillon. Buonasera e ben ritrovati alla nuova edizione serale del telegiornale di Tele4. Continuiamo a parlare della tragedia di ieri dove il giovane Luca Lardieri ha perso la vita, trovato carbonizzato in un appartamento in via del Ponzanino a San Giacomo. Importanti saranno l'analisi dei fumi e dei vapori campionati dalla scientifica, i risultati attesi fra pochissimi giorni. Il servizio. Proseguono le indagini della squadra mobile e della scientifica per capire quale sia stata la causa della deflagrazione che ieri ha ucciso il giovane Luca Lardieri, trovato col corpo carbonizzato nel proprio appartamento all'ultimo piano di via del Ponzianino a San Giacomo. Oggi la polizia è rimpegnata all'interno dell'appartamento per continuare con le analisi. I vigili del fuoco hanno già raccolto vario materiale da analizzare, così come sono stati prelevati campioni degli stessi vapori nell'aria che hanno prodotto l'esplosione nello stabile. All'interno dell'appartamento del 35enne e in tutto il condominio sono anche in corso le operazioni di pulizia e di messa in sicurezza dopo l'incidente di ieri che ha sconvolto gli abitanti della zona. Sì, ho guardato stamattina sulla foto del giornale, forse da poco era qua, non so, mico 60 anni che stavo qua, è zona 9 che... gente nuova che viene, che va. Abbiamo sentito per televisione. Niente, sono qua proprio dietro la tragedia, sì. Luca Lardieri era un ragazzo poco conosciuto anche nella via in cui abitava, come racconta la sua stessa storia. Seguito dal centro di salute mentale con l'amministratore di sostegno, aveva problemi di dipendenze, nessun rapporto pare con i genitori, viveva sempre chiuso in casa. Da giovanissimo aveva frequentato l'istituto Galvani ed era appassionato di skateboard e breakdance. Si dovrà attendere qualche giorno, quando verranno terminate le analisi, per sapere i motivi che hanno generato l'esplosione e provocato la morte di Lardieri. Intanto proseguono serrate le indagini della squadra mobile. Un'altra notizia di cronaca, sono stati recuperati i resti di una persona a Grado, nel mare di Grado. Con tutta probabilità si potrebbe trattare del pescatore Giordano Sanson, 77enne, che lo scorso novembre aveva fatto perdere le sue tracce. La drammatica scoperta sarebbe toccata al nipote durante un'uscita a pesca a Porto Buso, la stessa zona già oggetto delle ricerche dei soccorritori. Si attende comunque la conferma dell'identità dell'uomo. Un ciclista stamattina, mentre percorreva la strada provinciale 1, è stato letteralmente investito da un capriolo spuntato fuori all'improvviso dalla boscaglia in località Santa Croce. Vediamo i dettagli nel servizio. Un ciclista 32enne questa mattina è stato investito da un capriolo ed è finito all'ospedale. È successo intorno alle 10 sulla strada provinciale 1 a Santa Croce. Il ciclista triestino stava correndo in sella alla propria bicicletta quando all'improvviso un capriolo è sbucato fuori dal lato destro della carreggiata e gli ha bruscamente tagliato la strada facendolo ruzzolare sull'asfalto. Fortunatamente il ciclista 32enne non era solo, ma è stato immediatamente soccorso da un compagno di uscita. Sono stati subito chiamati i soccorsi e prontamente è arrivata l'ambulanza per le cure del caso e il trasporto in ospedale. Sul posto, oltre al personale sanitario, è giunta anche una pattuglia dei carabinieri di Aurisina per la gestione della viabilità e per i rilievi del caso. Il ciclista è rimasto ferito ma è stato portato a Cattinara pienamente cosciente per gli accertamenti e una sospetta lussazione alla spalla.
Ora i dati nel consueto bollettino Covid, anzi prima l'ultima notizia di cronaca in extremis, ci sono arrivate le immagini della nostra Laura Buccarella, vediamole qui, in piazzale De Gasperi un incendio nei garage, pare per che qualcuno possa aver dato fuoco alla spazzatura, infatti non si sta escludendo la matrice dolosa. Le fiamme sono state domate in fretta, si è appena concluso praticamente l'intervento sul posto, oltre ai pompieri, come potete vedere anche la polizia di Stato per i rilievi, e ripetiamo, non si esclude la matrice dolosa. Tutto questo nel complesso Ater di Piazzale De Gasperi, queste immagini girate poco fa proprio dalla nostra Laura Buccarella. Noi proseguiamo invece, questa volta sì, con il consueto bollettino Covid che vediamo assieme con le nostre grafiche. Sono stati 150 i casi rilevati in queste ultime 24 ore, 125 da tampone molecolare, 25 da tamponi rapidi. Tutti i tamponi sono stati 2.981, 2.431 molecolari, 550 quelli rapidi. I decessi sono stati 10 nelle ultime 24 ore, ci sono 86 pazienti in rialzo in terapia intensiva, così come sono in leggero rialzo anche i ricoveri in altri reparti, 592 pazienti. I nuovi guariti, come potete vedere dal dato, sono 470. Prima del prossimo servizio, brevemente nel dettaglio sui dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, nel settore delle residenze per anziani non è stato rilevato alcun caso tra le persone ospitate nelle strutture regionali, né si registrano contagi tra gli operatori sanitari che vi lavorano. Non sono state rilevate positività tra i dipendenti del sistema sanitario regionale né tra coloro che sono rientrati in Friuli Venezia Giulia dall'estero. Questa è decisamente una bella notizia. Vaccinazioni invece in tutta la regione, anche nel giorno di Pasquetta sono ripartite circa 3.000 le dosi programmate per oggi, e dai prossimi giorni è prevista anche un'accelerazione della campagna. Laura Buccarella. In fila per il vaccino? Sì, sì. Anche per il giorno di Pasquetta? Sì, sì, mi hanno offerto questa possibilità. Sì. Sono d'accordo, quindi sono in fila. Sei contento, insomma, di sfruttare questa possibilità? Penso sia giusto. Quindi sono qua. Forse è il mio turno anche adesso. Centri per i vaccini attivi anche a Pasquetta. Dopo la brevissima pausa di ieri per far riposare almeno a Pasqua gli operatori, la campagna è già ripartita con 3.000 iniezioni programmate per la giornata odierna. Alla centrale idrodinamica del Porto Vecchio si sono presentati in tanti, non solo da Trieste. È venuto da Fiumicello? Sì, è perché siamo andati in Micelo e mi ha fatto venire qua a Trieste, già che era libero. In fila anche oggi il giorno di Pasquetta? Sì, abbiamo approfittato, era la data più vicina. E prima si fa meglio è, secondo me. Bisogna accelerare perché altrimenti non se ne esce. E la prima dose? Sì, la prima. Ho chiesto la prenotazione, mi hanno dato per oggi e è andata così. Ho fatto tanti vaccini finora nella mia vita. Avrò fatti una trentina ormai, perché un po' viaggiando. Fino a sabato il calendario prevede somministrazioni a ritmo molto intenso, più di 40.000 vaccinazioni, in media tra le 6 e le 7.000 al giorno. Oltre 36.000 dosi tra AstraZeneca e Moderna sono arrivate in regione nel fine settimana e nei prossimi giorni sono attese altre importanti forniture di Pfizer. Dispiace per gli operatori sanitari che sono impegnati tantissimo. Però sì, sono contenta di farlo. Telefonato venerdì per telefono, seconda volta, prima volta trovato occupato qualche giorno prima, seconda volta dopo un poco hanno risposto, gentilissimi, ci hanno dato appuntamenti tutti e due per oggi, perché probabilmente c'è qualche situazione di libertà, perché altrimenti ci davano in maggio. Siete contenti, insomma, sì, di poterlo fare? Sì, perché altrimenti era la fine di maggio, se non accettavamo questa data. Contenta di averlo fatto? Sì, sì, senz'altro. È andato tutto bene. Bene, rieccoci, ritrovati di nuovo in diretta. Grazie all'assessore alla salute Riccardo Riccardi per essersi collegato all'interno del nostro telegiornale. Buonasera, assessore. Buonasera a voi.
Abbiamo appena visto i volti soddisfatti di coloro che sono stati in centrale idrodinamica oggi a Trieste per le vaccinazioni. Sono ripartite le vaccinazioni, 3.000 circa le dosi programmate da iniettare in tutta la regione, circa 200 le persone in centrale idrodinamica. Siamo in attesa anche, tra l'altro, dell'arrivo di nuove dosi Pfizer, giusto Assessore? Sì, diciamo che in settimana noi abbiamo programmato un'agenda che prevede 6-7 mila vaccinazioni ogni giorno, e questo flusso tiene conto di una consegna di Pfizer a metà settimana abbastanza importante, perché noi contiamo da quel flusso di utilizzare circa 15-16 mila dosi nel corso della settimana. Adesso si può dire che ci sarà un'accelerata anche della campagna vaccinale. Il vaccino Reitera, il vaccino italiano, tra l'8 e il 9 aprile inizierà la sperimentazione per i volontari anche a Cattinara. Possiamo dire che è una speranza in più? Ma sì, sicuramente è una speranza in più. Quindi questo fa un'iniezione di fiducia, anche se noi dobbiamo tenere i piedi per terra. I vaccini si fanno con le dosi che ci sono, con le persone che sono pronte a farsi vaccinare, non si fanno con le notizie di chi la spara più alta o con le classifiche che ogni tanto vedo che non corrispondono neanche alla realtà. Vedo molte classifiche che hanno a che fare con la popolazione e non con l'effettiva adesione alla vaccinazione, che è un altro dei grandi temi, in particolare nella categoria 70-79, vediamo rispetto a quella degli over 80 un'adesione inferiore, quindi anche su quello ovviamente bisognerà lavorare. Infatti si parlava, senza troppo stare nelle polemiche degli ultimi giorni, la penalizzazione di chi fa appunto tanti tamponi, che quindi rileva logicamente più casi, piuttosto che il calcolo e il parametro che viene utilizzato, no, per definire quando si entra in zona rossa. Allora una volta contava l'RT, adesso conta la quantità di abitanti ogni 100.000 positivi. Quanto questo inficia anche un po' il lavoro vostro, che volete andare avanti, immagino, con serenità? Beh, sicuramente, allora, guardi, l'RT è un dato, abbiamo tutti, insomma, l'abbiamo anche criticato un po'. Io penso che il sistema di monitoraggio debba ridurre la distanza dal momento in cui tu decidi alcune cose sul dato e la giornata di quel dato. L'altra cosa, l'RT può essere un elemento, sicuramente un elemento deve essere la pressione ospedaliera. Certo, non possiamo affidarci però al famoso 250 nei 7 giorni per 100.000 abitanti. Noi siamo la terz'ultima regione d'Italia in rapporto tra positivi e tamponi, e abbiamo un valore di positivi elevato. Quindi vuol dire che da noi si fanno molti tamponi, e questi penalizzano sul piano della misura. Quindi no, non possiamo avere un'Italia che funziona con caratteristiche e regole diverse. Ci sono fasi interlocutorie in questo momento particolari col governo, novità in arrivo. Sappiamo che anche il presidente Fedriga è sempre molto impegnato anche proprio a far capire al governo un po' i dati reali, come sono realmente in Friuli Venezia Giulia. Insomma, si sta discutendo anche in queste ore? Sì, si sta discutendo. Io credo che oggi il problema... Noi stiamo vivendo una zona rossa. Insomma, è sotto gli occhi di tutti che la zona rossa di oggi, in termini di movimento delle persone, non è la zona rossa di un anno fa. Non possiamo chiedere alle persone di avere lo stesso comportamento che hanno avuto un anno fa dopo un anno. Quindi il problema oggi è capire quali sono le misure adeguate rispetto alla domanda di contenimento e a una infezione che corre in modo ancora molto elevato e che ha una pressione ospedaliera molto elevata. Se io guardo i contagi come li guardo ogni santo giorno da più di un anno, vedo che la distribuzione del contagio è molto diversa. Faccio un esempio: tutta la distribuzione che noi abbiamo, 1, 2, 3, 4 contagi in funzione alla dimensione dei comuni, come è distribuito oggi, è un valore che noi non vedevamo nella prima fase. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che le persone si spostano osservando le regole che ci sono, e quindi se io posso andare a casa di un amico, a casa di quell'amico probabilmente posso anche trovare quell'infezione che giustifica questo tipo di dato. Se invece vado al ristorante, faccio un esempio, e rispetto le regole in maniera rigorosa, qual è la posizione più rischiosa che io ho?
Cioè, queste non sono conclusioni, queste sono osservazioni rispetto al fatto che tu puoi mettere tutte le regole che vuoi, ma poi o sei in grado di farle rispettare in maniera rigorosa, oppure devi trovare quella mediazione rispetto alla capacità che le persone hanno di rispettare quelle regole, perché altrimenti queste regole non servono a niente. Assessore, chiudiamo con una bella notizia in realtà, perché nessun contagio oggi nelle case di riposo, nessun contagio tra gli operatori sanitari, questo è un trend che va in positivo, possiamo dire effetto vaccino? Ma sicuramente da gennaio il dato è oggettivo di una riduzione significativa sui sanitari, sulle case di riposo, è proprio evidente. E anche qui mi contenta di fare una battuta sui dati che vedo, per i quali noi avremo vaccinato soltanto il 75% dei nostri sanitari. Tutti coloro che hanno aderito sono stati praticamente vaccinati. In prima dose il 98, in seconda dose mi pare il 93. Stessa cosa che è accaduta nella casa di riposo. Il 100% ormai nelle case di riposo è stato vaccinato. Quindi è chiaro che questo è un ulteriore dato che ci dimostra come il vaccino sia la vera risposta alla pandemia ed è l'unica strada sulla quale noi dobbiamo continuare a correre, e per questo ci stiamo impegnando in maniera importante, senza avere paura di fare un vaccino che sia di un tipo o sia dell'altro. Perché l'evidenza scientifica dimostra che molte cose che si dicono, che si leggono, non hanno ragione di esistere. No. Lasciamo fare i medici e noi facciamo le cose per le quali abbiamo studiato, abbiamo lavorato, e quindi lasciamo che ci siano i medici e gli scienziati a dirci quello che è giusto fare. No, certo, fiducia nei vaccini lo diciamo sempre anche noi, assolutamente. Grazie all'assessore alla salute, vice governatore Riccardo Riccardi, per questo collegamento. Buon lavoro, buona serata. Grazie. Buonasera. Così l'assessore alla salute Riccardi, proprio sul tema vaccinazioni. Noi proseguiamo dunque con i restanti nostri servizi del telegiornale. Controlli anche oggi, lunedì, dell'Angelo da parte delle forze dell'ordine. Dopo varie segnalazioni, la polizia ha sanzionato 3 persone per una festa nella corte condominiale con musica ad alto volume, ma vediamo tutti i dettagli del servizio. Una Pasquetta blindata, ma non troppo. Anche oggi sono stati numerosi i posti di blocco e i pattugliamenti delle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle norme anticontagio. Come anticipato dal prefetto di Trieste, Valerio Valenti, i controlli sono stati concentrati in alcune zone della città nelle quali in passato si sono verificati spesso assembramenti. Ad esempio, queste pattuglie della Polizia Locale, coordinate dal comandante Walter Milocchi, hanno presidiato stamani la zona di Piazza Venezia e le Rive, e nella mattinata la gran maggioranza delle persone fermate risultava in regola, ovvero aveva un buon motivo per trovarsi fuori casa, tra passeggiate con i cani e le visite ai parenti, consentite ancora fino alla giornata odierna, in 2 con eventuali figli minori di 14 anni. Scarso il traffico d'automobili, più intenso invece quello delle biciclette, rispolverate negli ultimi giorni da tanti triestini per fare di necessità virtù. Se il tradizionale picnic o la gita in osmizza quest'anno sono vietati, in molti hanno optato per un po' di sport all'aria aperta, di corsa o appunto in bici. Anche i carabinieri, guardie di finanza e polizia hanno fatto controlli sul territorio. Quelli coordinati dal questore Tittoni hanno portato tra l'altro a sanzionare ieri sera tardi 3 cittadini romeni che intorno alle 23:30 stavano festeggiando la Pasqua ascoltando musica ad alto volume e banchettando all'interno di una corte di un condominio di via Gambini. L'intervento è stato richiesto da numerosi vicini che hanno chiamato il 112. I presenti sono stati identificati e dopo i riscontri sanzionati. Nella giornata di domani sono previsti temporali, vento forte e in mattinata anche neve tra il Carso e il mare, probabili disagi alla circolazione per la formazione di ghiaccio al suolo. Sentiamo. Un'insolita coda dell'inverno subito dopo le festività pasquali, con neve sul Carso e fiocchi fino alla costa, oltre a vento forte e temporali sparsi. L'annunciano per domani i previsori dell'Osservatorio Meteo Regionale dell'ARPA, e la sala operativa della Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di colore giallo. Un fronte freddo piuttosto marcato proveniente dal nord Europa provocherà una depressione sull'alto Adriatico nelle prime ore di domani, favorendo l'arrivo di correnti fredde orientali al suolo, umide e
meridionali in quota. Quindi di notte e di prima mattina ci saranno precipitazioni piovose più deboli nella zona occidentale della regione, più intense e anche temporalesche su quelle centro-orientali, mentre la quota neve calerà fino a 100-200 metri, provocando nevicate sul Carso, dove secondo i modelli utilizzati dagli esperti potrebbe anche verificarsi un accumulo. Neve a tratti prevista anche fino al mare, dove però non dovrebbe attecchire. Sulla costa soffierà bora forte con raffiche possibili fino a 100 km orari e saranno possibili disagi alla circolazione, in particolare sull'altipiano, anche per la possibile formazione di ghiaccio al suolo. Insomma, un nuovo tuffo nell'inverno dopo le giornate quasi estive della seconda metà di marzo, ma fortunatamente dovrebbe trattarsi di un episodio breve. Già dal pomeriggio è previsto un netto miglioramento delle condizioni meteo. Non piace alle forze di opposizione l'ipotesi di affidare il mercato coperto di Barriera alla grande distribuzione trasformandolo in supermercato. Sentiamo perché. L'ipotesi di affidare il mercato coperto a soggetti della grande distribuzione accende il dibattito politico. In corsa ci sarebbero Lidl ed Espar per il project financing di riqualificazione dell'obsoleta struttura di Via Carducci. Ma i partiti d'opposizione non vedono di buon occhio il piano. Basta supermarket in città, ne abbiamo già 100, tuona Laura Famulari, segretaria del PD, che domanda: bisogna proprio stravolgere e azzerare un pezzo della nostra storia? Oppure quello che manca è un luogo che la gente possa frequentare senza fretta, misura umana, dedicato ai prodotti del nostro territorio, un posto dove le relazioni tra le persone non siano incasellate in file di scansie tutte uguali, con in fondo una cassa. Famulari accusa la giunta di piazza di voler fare un affare facile e veloce, evitando l'impegno vero di ripensare un pezzo di città come Barriera, e tanto peggio se altri negozi chiuderanno. Anche per il Movimento Futura di Franco Bandelli, dare la struttura alla grande distribuzione organizzata sarebbe un gravissimo errore. Significherebbe in primis far chiudere le piccole attività storicamente presenti nel mercato. Come la mettiamo poi, si chiede ancora Futura, con la tutela del bene culturale che è vincolato e con la sua pubblica fruizione? Si perderebbe inoltre un punto di ritrovo e socializzazione degli abitanti del rione. Secondo il portavoce di Adesso Trieste, Riccardo La Terza, invece, non può essere vero che il comune voglia rilanciare il mercato coperto trasformandolo in un supermercato. Attendiamo una smentita, sperando che sia solo uno scherzo poco divertente. Cautela anche da Giorgio Cecco, coordinatore provinciale di progetto FVG. Bene che si valutino proposte e progetti alternativi, scrive. Valuteremo quali sono le proposte. Certo, ci sono già sufficienti supermercati in zona, quindi non ci pare la soluzione giusta. Di certo c'è la necessità di un cambiamento radicale. E siamo allo sport. La vittoria contro Padova ha ancora di più galvanizzato l'ambiente triestina, che ora punta a stare in scia al Modena. Vediamo il servizio con anche le interviste dei protagonisti del match. La squadra si è comportata benissimo, con carattere, con determinazione, con lo spirito giusto di battaglia. Tutta la soddisfazione di Giuseppe Pillon, che vede i frutti del proprio lavoro in quest'ultima prestazione contro la capolista. L'1-0 che stende il Padova è figlio di un'ottima gara dopo la seconda vittoria consecutiva, che consolida il quinto posto, importantissimo in chiave playoff. Stiamo diventando una squadra e vogliamo prepararci bene per arrivare nelle migliori posizioni possibili e poi giocarci tutto nei playoff, perché se mettiamo questo cuore, questa determinazione, questo spirito, insomma, possiamo far bene, non dico d'altro. Il cambio di modulo ha rivelato una Triestina elastica che sa adattarsi alle situazioni e che poi può essere cinica sotto porta. Io penso che abbiamo preparato la partita in maniera perfetta. Durante la settimana ci siamo allenati tanto per farla così. Penso che oggi abbiamo dimostrato, anche cambiando modulo, abbiamo dimostrato che possiamo fare anche altre cose in campo. In campo abbiamo messo sia il cuore ma anche la qualità in alcune azioni, e questo ci ha permesso di portare poi i 3 punti a casa. Ora testa la San Benedettese fra 2 giorni, match importante per stare sulla scia del Modena. Ormai siamo quasi alla fine, abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, come abbiamo dimostrato sbagliando di non potercela giocare, cioè di potercela giocare, ma abbiamo perso poi partite alla nostra portata, ecco. E adesso c'è subito una sfida mercoledì con la Samb, che dobbiamo affrontare come sempre col piglio giusto, portando a casa il massimo della posta. È tutto dal telegiornale di Tele4, domani a Sveglia Trieste con Laura Buccarella ci sarà Michele Piga della CGL, la troupe esterna di Tele4 monitorerà proprio la situazione in città in virtù anche ovviamente dell'allerta maltempo. Grazie per averci seguito, buona serata.